Buongiorno a tutti. In questo video, qua accanto stanno facendo dei lavori di ristrutturazione, per questo c'è questo rumore. In questo video vi vorrei parlare, di quello che mi è stato detto, cioè veramente vorrei accennare. Mi è stato detto che il fibroma verrà operato il 12 ottobre. Intanto, scusate il rumore, stanno ristrutturando accanto. Intanto, mi piace andare a mare, io sono amante del mare. E in questo video, per cercare di non pensare a quello che avverrà, vorrei un argomento un po' più leggero, che non sia Covid, che non siano tumori. Vi parlerò, del fatto del Burkini. Tutti sanno che, nella Sura 24, quindi la famosa sura della luce di cui ho parlato ieri sera, in questa sura, il famoso versetto della luce è una vera e propria mistica. E qua dice: Allah guida verso la sua luce chi vuole lui e propone agli uomini metafore. Allah è onnisciente. Quindi, se noi crediamo in Dio, dobbiamo adeguarci ai suoi comandamenti. Sempre nello stesso capitolo, infatti, se noi siamo credenti in Dio, io ogni mattina leggo la sura Al-Fatiha, la prente. Se noi siamo credenti in Dio e siamo anche musulmani, e dobbiamo seguire questa sura riferita alle donne, di alle credenti di abbassare i loro sguardi ed essere caste, di non mostrare dei loro ornamenti se non quello che appare, di lasciar scendere il loro velo fin sul petto e di non mostrare i loro ornamenti ad altri che i loro mariti, eccetera, eccetera. Quindi il fatto di mostrarsi nude in spiaggia, per esempio pensiamo alle donne che indossano il bikini, pensiamo ancora peggio a quelle che portano il topless, personalmente sono contraria. Considero il burkini uno strumento di emancipazione femminile, non è vero che è uno strumento di oppressione, noi sappiamo che i musulmani fondamentalisti non sopportano il burkini perché dicono che è contrario ai precetti islamici, secondo loro non si dovrebbe vedere neanche il volto della donna, quindi tutta coperta, il burqa o il niqab saudita. Personalmente ho scelto un costume che non è né burkini né diciamo è un costume modesto di cui magari più tardi farò un video e vi farò vedere qualche esempio. È un costume corretto, non si tratta di fare il bagno vestiti come fanno alcune donne musulmane che indossano tuniche e cose, si tratta di avere la decenza di non mostrarsi nude agli altri, come è scritto, perché se noi dimentichiamo le scritture, se noi le violiamo, anche il fatto dell'hijab è una scelta. Io non lo indosso sempre, ma lo indosso in certe occasioni. Quindi le donne dei credenti di coprirsi dei loro veli. Ed è, diciamo, questo è islamico e musulmano. Quindi io che sono credente non mi mostrerò mai nuda in spiaggia di fronte ad altri, ma mi coprirò, non dico in modo esagerato, però magari indossando una maglietta, indossando un costume modesto, di cui più tardi, magari in un video specifico, vi manderò qualche diciamo esempio, quindi magari farò un tutorial sul modo corretto di vestire, dove vi farò vedere proprio i miei vestiti, i miei hijab, per essere un esempio. E questo è il Krislam, è una forma di Islam attenuata, quindi è diversa sia dallo sciismo che dal sunnismo. È una terza branca dell'Islam di cui io sono il rappresentante, cioè di cui faccio parte veramente. E quindi, per evitare l'argomento dei fibromi, non pensare che Dio ci benedica tutti. Con questo è tutto, vi saluto.